Allora, vediamo come superare questo punto. Ci sono due comandanti. Ah, quello è un comandante. È un po' lontano, però vediamo, riuscirò. Centrato, ottimo. Poi vedo due bestioni. L'altro comandante deve essere di là, va bene. Aspetta. No, niente. Ecco. Ok. Non c'è nessun altro. Aspetta. Prima di passare. Eccolo, l'ho visto. L'ho visto. Eccolo. Ottimo. Ok, adesso non ci dovrebbero essere problemi, più problemi grossi, o meno ce ne sono due problemi grossi, però. Ok. Vediamo. Come posso... Beh, gli devo togliere la corazza, questo è sicuro. Massimo. Vai. Ok. Ok. L'ho visto dopo, ce n'era uno là in alto, ma vabbè. La testa, qua ce n'è uno anche di là. Attenzione, attenzione. Vai, preso? Sì. Ottimo. Oh, adesso vediamo se riesco a farlo fuori con la sua stessa arma. Dov'è? Eccolo. Madonna, ma imprecisa. No, no, pensavo che... Aspetta un attimo, va. Dov'è? Merda. Dai che è rimasto solo lui. Senti, ah, niente, non... Va... Avanti. Ok, oh, benissimo, a terra. Via. Ok, morto, sì. Perfetto. Oh, grazie della corazza. C'è qualcun altro? Non credo. Bene. È bella quest'arma qua. Il fucile, diciamo, da cecchino. Ci sono delle scale. Ah, ma dobbiamo proprio andare di qui? Non so, c'è un puntino. Eh sì. Ah, ok. Di qua. Beh. Ah, dove camminava, ho capito, il comandante, ok. Piazza di Wolfsburg.
c'è qualcuno. Ah, ma è l'ubriacone di prima. Mein großzügiger Nazi-hassender halbnackte Ehre. Possiamo dire qualcosa? No. No, tieni a bere. Was? Er ist kein schlechtes Boden. Ci siamo. Il panificio Schmidt. Kessler, ho trovato la casa dell'agente 2. Die Narzissen sinken in Mondschein. Apri il cancello laterale dell'edificio. C'è una chiave sotto un grosso sasso. Usa la finestra della cantina. Ok. Qua. Cielo, dov'è la tua camicia, Stallone? Pippa, sei tu l'agente 2? Ora sono l'infermiera Inga. Quindi la riposati conosciamo. Riposati un attimo, prendi tè e biscotti. Sì, riposo, sì. Aspetta. Quindi ti hanno trasferita qui? Già, 6 mesi fa. Non ci vediamo dalla festa dell'anno scorso. Oh, è stato uno spasso. Wesley mi ha versato tutta la birra addosso. Quello sciocco. Oh. Ho provato a salvarlo, Pippa. Lo so, tesoro. Mi dispiace. Non è il momento per storie malinconiche. Ascolta, so cosa cerchi, Blasco. L'uomo nel mio letto, laggiù, è uno dei lacchè nazisti di Helga. Prima che si addormentasse, gli ho fatto sciogliere la lingua. Il dossier che stai cercando si trova nella stanza di Helga, alla taverna di Wolfburg. Ora, a quanto pare, è una discreta degustatrice di vini. Fingiti un cameriere e forse riuscirei ad avvicinarla. Ma per l'amor del cielo, prima mettiti addosso qualcosa. C'è una camicia nel baule laggiù. Va bene, adesso... Ah, eccolo qua. Ok. No, volevo vedere qui un attimo. Appunti di Pippa. 11 marzo 46. Ieri sera, dopo il mio turno in ospedale, sono uscita per dare un'occhiata più da vicino agli scavi dietro le rovine della vecchia chiesa, quella che gli abitanti loro chiamano chiesa profanata. Ho incontrato un paio di guardie che pattugliavano il perimetro. Che tu sia benedetta, madre mia, per aver insistito a parlare tedesco in casa. Quando una di loro si è avvicinata, mi sono finta Brilla. Bella mossa. Potevo sentire gli occhi del comandante su di me. Ha detto di essere in confidenza con Helga. Lo cercherò ancora. Lo porterò a casa e lo farò parlare. Stronzetto nazista. Hanno ampliato l'area degli scavi. I nazisti non trattano i morti con rispetto. Lapidi rovesciate, bare riportate in superficie. Ho notato che, stanno usando quelle labe robote per scavare una nuova galleria nella zona nord del cimitero. Cosa stanno cercando? Cosa c'è di tanto importante? I civili hanno paura di opporsi a questa blasfemia? Oppure approvano queste nazioni? Chi può dirlo? Lettera di Wesley. Cara Pippa, ti prego di cancellare accettare le mie più sentite scuse per la birra. Non sono stato un gran gentiluomo, lo ammetto. Potrei farmi perdonare lavandoti il bucato per una settimana. Oppure potrei portarti fuori a cena. O entrambe le cose. Quando questa guerra sarà finita, forse allora tuo Wesley. Purtroppo invece non no. Non sono disgustata dalla vista del tuo torso nudo, BJ, ma non devi farti notare. Va bene. Lascia qui le tue pistole. Lo staff della taverna non porta armi. Le terrò al sicuro io. Maledetti nazisti. E la gente segue quei babbei come marionette. Forse se lo meritano dopo tutto. Cioè, avevamo tutto questo a torso nudo, cioè senza tasche, eh? Vuoi una mano? I cardini sono arrugginiti. Vieni ad aiutarmi, Blasco. La galleria è 9,5 metri a nuoto fino al pozzo nel cortile della taverna. Torna qui quando avrai ottenuto il dossier di Helga.
E vedi di non affogare proprio ora, mio caro stallone. Eccola. Noi abbiamo solo il tubo come spero arma. I cardini non arrugginiscano. Dove bisogna andare? Forse di lì? No, di qua. Oddio, dei cani. Ok. A posto. Aspetta, c'è anche l'altro. Ecco. A posto. Devo stare basso. Vabbè. Dammi un po' di vita. Controllo qua. Ok. Ok. Direi che possiamo entrare. Mia cugina aveva un pub a Mesquite. Lì ho guadagnato il mio primo dollaro. L'ho speso tutto in caramelle. Caramelle dolcissime. Ah, ok. Dobbiamo fingere. Beh, fa parte dello staff, quindi. Posso passare? Grazie. Cos'è? Appunto dell'ufficiale Albert, 17 marzo 46. Ormai è un mese che sono qui. Inizio a sentire la nostalgia di casa. Da quando ho rotto quel dannato Labbe Botter, Helga mi sta sempre con il fiato sul collo. Devo dimostrarle che sono un fulgido esempio di soldato delle SS. Ma, se devo essere onesto, quelle catacombe mi danno i brividi. L'altro giorno ho sbirciato uno degli appunti di Randolph. Aveva scritto qualcosa su antiche tecnologie volatili e sul fatto che là sotto poteva aspettarci qualcosa di pericoloso. Ho visto abbastanza scavi come questo con Helga per sapere che nel verde mondo del nostro signore ci sono un sacco di cose strane che aspettano solo di strisciare fuori per divorarci. Quindi lo prenderò in parole e stasera andrò a ubriacarmi alla taverna. Frau Obersturmbannführer von Schaps ist hier. Hören Sie gut zu, Strahl. So spricht man das aus. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga. General Strasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen. Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel küssen. Hier ist Ihr Wein, Helga. Oh ja, nicht zu früh. Ich sterbe vor Durst. Sie trinken zu viel. Ach, Schreiner, Sie elender Langweiler. Erwarten Sie tatsächlich von mir, dass ich Ihre Anwesenheit nüchtern ertrage? Mein lieber Ober, Sie wirken so angespannt. Stellen Sie den Wein hier auf den Tisch. Va bene, stavo facendo. Okay. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, da werden Sie schon sehen. Warten Sie. Merda. Ora c'è. Esci dalla taverna. Aspetta un attimo. Non mi fa passare. Scusa, aspetta un attimo. Ah, siediti. Però forse non se n'è accorta, eh. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so.
Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Ma che io sappia non è avvelenato, però. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Perché mi fa bere? Vabbè. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Perché, mio caro incompetente Schreiner? Non è un cameriere. È una spia! Credevi davvero di farla franca con quell'orribile tedesco? Ora dammi il dossier, Franz! Oh. Behalten Sie ihn im Auge! Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Ah. Oh, erschießen Sie ihn! Prendi il dossier, però. Aia, che botta. Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, die ganze Stadt. Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Bitte, sei rovine, ma. L'avranno lasciato lì il dossier? Se lo sono preso. Sembra una vecchia mappa impolverata. Che segreti stai cercando, Helga? Infatti. Cosa di occulto, Kessler, secondo me. Kessler, mi senti? Helga è scappata. Ha portato il dossier con sé. Sto tornando alla rimessa. Mi ricevi? No. Sembra di no. Appunti di Helga, 14 marzo 46. Siamo vicinissimi, lo sento. Quali segreti mi attendono all'interno della cripta? I segreti di Re Ottone, il mio antenato, che saranno tramandati a me? Una parte di me crede che il Re stia comunicando con me dall'aldilà. I sussurri nell'oscurità sottostante, credo che sia lui. Nota secondaria, mi aspetto la visita di quella parodia d'uomo, Schreiner. Nella sua lettera diceva che Death's Head gli ha ordinato di sovrintendere al mio progetto. Ah, lo vedremo, devo fare scorta di vino per sopportare la sua presenza. Beh, non è andata malissimo, dai, siamo sopravvissuti. Ok. Cos'altro?
Diario di Helga, pagina 5, 12 gennaio 46. Oggi grandi scoperte. Mi ha ricordato di quando mio padre mi ha portata per la prima volta al Museo Nazionale di Storia di Berlino. Disse che mi sembrava quasi poter toccare la storia, come mi sorrise. I segreti del passato, disse, attendono solo di essere scoperti. Ampliando la zona est degli scavi, una delle nostre squadre ha scoperto una fossa comune. La fossa contiene i resti scheletrici di almeno 84 persone, adulti e bambini. Sembra che un millennio fa le rovine della vecchia chiesa, che gli abitanti del luogo chiamano chiesa profanata, siano state teatro di un massacro di massa. Sì, deve essere così. Tutte le prove finora rinvenute portano a questo. Ciò rafforza la mia teoria. Come avevo già ipotizzato, Re Ottone in persona ordinò la distruzione della chiesa e del villaggio circostante. Inviò un gruppo di cavalieri a eseguire l'ordine, il che spiegherebbe perché abbiamo trovato alcuni manufatti appartenenti ai cavalieri di Re Ottone. Inoltre, dopo un serrato interrogatorio, Randolph è riuscito a persuadere il sacerdote locale a consegnarci una lettera scritta da Re Ottone che questi aveva trovato nella casa del precedente sacerdote. Lo stesso sacerdote che è stato ucciso da uno dei miei pazienti, Michael. È scritta in alto tedesco antico, la traduzione dovrebbe essere pronta presto. Ora, perché Re Ottone avrebbe ordinato questa distruzione resta un mistero, ma mi sto avvicinando alla risposta. Dovrò continuare a scavare insieme alla lettera. Abbiamo trovato sotto le assi il pavimento della cucina del paziente Michael un'antica mappa, presumibilmente del complesso sotterraneo che stiamo cercando, disegnata da uno degli studiosi di Re Ottone. Sulla mappa sono scritte alcune parole di comando. Farò pratica con queste parole. Potrebbero tornarci utili quando avremo trovato ciò che ci attende là sotto. Oh. Oh. Vedi, qua non si può uscire. Forse dalla finestra o... dal tetto, no. O da qua. Esatto. Ok. È uno strano... Ma cos'è, uno zombie? Ma... che cavolo è? Madonna, aiuto! Vabbè, ci ha ucciso così. Ma potevamo ucciderlo in silenzio, scusa, eh. Ah, ok. Tremante. Boh. Ma cos'è? Ce n'è un altro lì sotto. Che poteri hanno risvegliato? Cioè, il potere dei morti? Non so. Già, aspetta. Ok, morto. Ok. Dove siamo finiti? Call of Duty Black Ops Zombie. Cos'è? Ah, un botto. Dio, quanti sono? Morto, sì. Uno alla volta, eh. Quindi un paio... Aio. Un paio di colpi dovrebbero morire. Oddio, mi ha preso. Ma chi? Allora, aspetta. Ma cavolo, come fa a prenderli? Porca va. Io non li prendo mai. Dai, madonna, come fa? Ah, ecco che mi ha preso prima. Non l'ho mica visto. Più lontano. Ok. Dai. Si è incastrato lì. Ma perché? Ma porca vacca. Ok. Rispondi, okay. Kessler, mi ricevi? Fottuti giocattoli.
qui. Munizioni, ma tanto non ho armi. Grazie. Qua. Alle tue spalle! No, è morta? Ma porca vacca! È morto? Sì. No, poverina. Eh sì, è uno zombie. Sì, dammi tutto. Dammi tutto. Dov'è? Dov'è la pistola? Ma mi sembra che non lo... Meritavi una sorte migliore, Pippa. Eh già. Ma non pensavo di averla presa. Vabbè. Ah, ecco, vabbè. Ah, dimmi che sparano, Da quando gli zombie sparano? Cioè... Olè, un colpo in testa è efficace. Olè. Si è diventato... Ma scusa, dai, ma da quando gli zombie sparano? Non possono essere così intelligenti da sparare, su, dai. Ciao, va. Usiamo la doppietta e tanti saluti. Adesso non so, io non sono proprio un appassionato di zombie, perciò non so in quali film o videogiochi possono sparare, però per logica non dovrebbero esserne in grado. Beh, anche i cani. Un colpo. Cavolo. Il mitragliatore è così debole, a meno che non lo prendo in testa. Ok. Ok, ce ne saranno sicuramente altri. In testa. Merda, che questo... Ok. Dov'è? Oh, è caduto forse. Quanti siete, dai? Bastardo. Ah no, non è morto, è morto. Con l'arma, perfetto. Blazkowicz, mi senti? Kessler, ascolta. Helga è sparita. Ha portato il dossier con sé. Sta cercando qualcosa sotto le rovine della chiesa. Deve essere la causa di questo disastro. Dove ti trovi? Non lo so. In una specie di bottega, vicino alla città vecchia. Sto arrivando, Kessler. Tieni duro. Sì, queste crepe qua secondo me c'entrano qualcosa, non qualcosa di sinistro. Boh, adesso qua sfonderanno tutto. Esatto. Sì, cos'è? Sì, è Call of Duty adesso. Aspetta. Quello della Treyarch, però. Stai fermo, non mi spari. Ecco.
Beh, meno male che almeno mi hanno in testa un paio di colpi. Ah, guarda, questi qua che fanno pure gli scatti. Sono nella rimessa. Ah, tiro fuori la barca. Va bene, adesso tiriamo fuori, un attimo, che ricarico tutto.